Time I was on my way. No. But why? Witcher's lot in life. Always on the road, on the path. Will you come back and see me sometime? Hope so. I don't kill sentient creatures. You lie. Every Witcher is a murderer. I kill monsters, true. It's my job. But only when they threaten humans. You hate us! Hate us all! Humans hate you all. Because they don't know you. Don't know which of you are dangerous and which want to live in peace. Only Witchers stand between you and humans. We know both worlds, protect both. Wait, Witcher! We kill dangerous monsters so the thinking ones can live in peace. You let me win. You freed me. Thank you. The gods be with you. Farewell, ghost. Geralt di Rivia, il lupo bianco, il Witcher, uno degli ultimi cacciatori di mostri ancora in vita, vagabondo solitario di un mondo a tinte fantasy medioevali, la cui realtà lacerata da guerre, mostri e persecuzioni si rivolta contro quelli come lui. Un individuo odiato da coloro che protegge, silenzioso ma stranamente carismatico, neutrale dinanzi alle scelte e incline alla sua visione di giustizia. Geralt ha visto il peggio che il mondo ha da offrire, eppure si ostina ancora a cercare il bene nelle persone. Purtroppo però non si può raccontare la storia di questo personaggio senza prima parlare del mondo che lo circonda, l'universo dove si svolgono gli eventi della saga di The Witcher, e di conseguenza Geralt avrà necessariamente un episodio a parte più avanti. Non penso avrebbe molto senso narrare la sua storia senza avere un'idea della lore di tutto ciò che lo circonda, che siano eventi, luoghi, razze, fazioni o mostri. Come è noto, la saga di The Witcher è stata creata dallo scrittore polacco Sapkowski, poi adattata nei videogiochi dal 2007 grazie a CD Projekt Red. Ciò ha ovviamente creato diverse incongruenze tra libri e videogames, sia nelle relazioni tra determinati personaggi e il protagonista, sia nella caratterizzazione di quest'ultimo. Per questo motivo mi baserò principalmente sulla saga videoludica, anche perché, a differenza di altri, ho conosciuto e apprezzato Geralt prima attraverso uno schermo. E poi sostanzialmente non avrei modo di mostrare in video eventi che sono rappresentati in circa 6 romanzi più altre raccolte di storie. Definire di conseguenza una timeline degli eventi è davvero difficile. Molte cose non sono state spiegate e vanno date per scontate. In più, tra i due media ci sono così tanti fatti non considerati canonici che online sono state realizzate due diverse linee temporali, quella dei libri e quella dei videogiochi, la quale però prende comunque spunto dai libri, ma solo perché trattasi di eventi menzionati nei videogiochi o che comunque influenzano la storia di quest'ultimi. Cercando di contestualizzare una data, quando mi riferisco al presente, intendo dire che ci troviamo durante gli eventi di The Witcher 3, esattamente nel 1272 dopo la Resurrezione, nel piano della Terza Guerra Nilfgaardiana, o Guerra del Nord, di cui più avanti parleremo. Cosa sia questa Resurrezione non ci è dato saperlo, poiché Sapkowski non l'ha mai spiegato. Essa non fa riferimento né a Geralt né alla congiunzione delle sfere. Termino questa introduzione augurandomi che il video risulti abbastanza chiaro e comprensibile per tutti. Ovviamente non riuscirò a spiegare tutto, perché c'è davvero troppo da raccontare. Con questo video anticipiamo la storia di Geralt, spiegando le varie razze che popolano il continente, l'evoluzione dei regni umani, le città più importanti, le guerre tra nord e sud, chi sono i Witcher e le differenti scuole, per poi concludere con un bestiario in cui analizzeremo bestie e mostri. Come spunto, mi sono appoggiato al videogame compendium The World of the Witcher, la versione inglese, che consiglio vivamente a tutti. Buona visione! Circa 1500 anni fa, un grande cataclisma magico noto come la congiunzione delle sfere sconvolse il mondo dove avvengono gli eventi di The Witcher. E come due navi che si scontrano nella tempesta, dove la ciurma dell'una o dell'altra nave può saltare sull'imbarcazione opposta, innumerevoli creature soprannaturali giunsero in questa dimensione. Le storie degli elfi sostengono perfino che gli umani, o quantomeno i loro antenati, apparvero per la prima volta in queste terre grazie alla congiunzione. Tuttavia, solo molte centinaia di anni più tardi, gli umani del nord, ovvero i Nordling, colonizzarono il continente in quello che viene chiamato il primo sbarco. Si sa poco sui primi popoli che abitavano il continente prima del cataclisma. Antiche leggende naniche affermano che tra le popolazioni più vecchie vi fossero gli gnomi, altri sostengono che fossero i Vrans, ovvero gli uomini lucertola, altri ancora una razza quasi estinta e dal nome impronunciabile.
In ogni caso, diverse colonie di gnomi erano già presenti prima ancora dell'arrivo dei nani, circa 3.000 o 4.000 anni fa. Il loro incontro fu stranamente pacifico, una delle poche volte in cui l'insediarsi di un popolo in territori già abitati non scatena una guerra. Del resto, le due razze condividono usi e costumi molto simili e possono coesistere in una singola società, senza tensioni o altri inconvenienti. Non di meno, le loro buone relazioni vengono mantenute tuttora. Successivamente arrivarono gli Elfi, in particolare la razza degli Enseide, che a quanto pare giunse da un altro mondo attraverso un portale magico di qualche tipo più o meno 2500 anni fa. Sbarcando dalle loro navi bianche, essi cominciarono una graduale colonizzazione del continente, che durò circa 10 secoli. Nonostante qualche conflitto, la loro espansione fu relativamente pacifica. Essi non possiedono una natura particolarmente amichevole, ma gli scontri con le altre razze già presenti non si trasformarono mai in una vera e propria guerra. Di conseguenza, nonostante le loro differenze, la relazione tra elfi e nani rimane abbastanza affabile. Come già detto, la razza umana giunse in questo mondo con la congiunzione delle sfere, circa 1500 anni fa. L'espansione umana nei territori ormai noti come Regni del Nord è invece ben più recente, cominciata più o meno 5 secoli fa, in un evento che, come già detto, è noto come il primo sbarco, o sbarco degli esiliati. È difficile definire da dove provenivano questi esiliati. Al contrario, è facile assumere la loro natura, dal momento che appunto erano esiliati. E di fatto nei secoli successivi i discendenti di questi umani hanno dimostrato di essere una popolazione determinata, bellicosa e soprattutto intollerante verso le altre razze. Tra le prime etnie ad incontrarli ci furono gli Elfi, e subito compresero dolorosamente le mire espansionistiche dei nuovi coloni. Inizialmente gli Elfi avevano un vantaggio significativo sui nuovi arrivati, purtroppo sottovalutarono la loro minaccia. Piuttosto che imbracciare le armi, gli Elfi scelsero di evitare spargimenti di sangue, ritirandosi da alcuni territori, convinti che prima o poi gli umani avrebbero posto fine alla loro marcia verso est. Ma ciò ovviamente non accadde. Dopo numerosi scontri, gli Elfi abbandonarono quindi le loro città, le quali vennero occupate e riedificate dagli uomini. A quel punto cercare di respingerli era impossibile, ma da buon popolo violento e guerrafondaio ci volle poco affinché gli umani cominciassero a combattere tra loro. Ognuno voleva prevalere e comandare sull'altro. Spuntarono i re con i loro eserciti che cercavano di inglobare o annientare i più deboli. I regni degli umani si espandevano continuamente, scontrandosi sia tra loro che con i popoli non umani, i quali lentamente venivano spinti sempre più verso le montagne e le remote regioni dell'est. In questo modo, per quasi 4 secoli, gli umani si presero con la forza i territori del Grande Mare a ovest, le montagne del Drago a nord, le montagne Blu a est e le montagne Amel a sud, dando vita ai regni del nord. Si sa poco degli umani che colonizzarono il sud, ignoto è il loro retaggio e la loro provenienza dopo la congiunzione. L'unica certezza è che fra tutti i popoli che osarono stanziarsi a sud delle montagne Amel, solo uno prevalse, e più volte ha minacciato di conquistare i regni del nord. Nilfgaard. Le guerre nilfgaardiane, o guerre del nord, sono particolarmente recenti e vedono l'impero di Nilfgaard contro una coalizione dei regni del nord. La prima guerra scoppiò all'incirca nel 1262, quando Nilfgaard invase il nord conquistando Sintra e attraversò il fiume Jaruga nel tentativo di ottenere nuovi territori. Il fiume rappresentava ideologicamente il confine tra l'impero nilfgaardiano e i regni del nord. Tuttavia gli eserciti imperiali non andarono molto oltre e finirono per capitolare dopo la famigerata battaglia di Sodnil, dove una coalizione dei regni del nord, affiancata da una cerchia di 20 maghi, ebbe la meglio contro Nilfgaard. Si dice che fu una battaglia combattuta prevalentemente con la magia, ma che causò tantissimi morti, anche tra i maghi. Nonostante Nilfgaard perse la guerra, i re del nord, temendo una seconda invasione dell'impero, decisero di attaccare per primi. Scoperte le intenzioni del nord, Nilfgaard contrattaccò, dando inizio alla seconda guerra, nel 1267. Questa volta l'impero, grazie anche all'aiuto degli Elfi Liberi, si spinse fino a Brenna, dove però venne sconfitto nell'omonima battaglia, ponendo fine alla sua avanzata. Nilfgaard era stata sconfitta ancora una volta. Fu così che, mentre i regni del nord ritornavano alle loro faccende e lotte interne, i loro re cominciarono a morire. Prima Demavend di Edirn, poi Foltest di Temeria, uno dei capisaldi contro l'invasione. Dietro alla maggior parte di queste morti vi era Leto di Galet, il Witcher regicida della Scuola della Vipera, ingaggiato segretamente dall'imperatore di Nilfgaard con l'intento di facilitare la sua avanzata sui regni settentrionali. In questo modo il nord cominciò a collassare economicamente e militarmente, lasciando praticamente la Redania come unico baluardo a difesa dell'ennesima e imminente guerra contro Nilfgaard.
È il 1271, gli eventi di The Witcher 2 sono appena terminati e Nilfgaard attraversa ancora una volta il fiume Gliaruga per invadere il nord. Ha così inizio la terza guerra nilfgaardiana. L'impero nilfgaardiano è il regno più vasto presente sul continente. Attualmente esso controlla quasi 2/3 del mondo conosciuto. In confronto ai Nordlings, i nilfgaardiani vantano una cultura ben più sviluppata e moderna, hanno usi e costumi diversi e persino la lingua che parlano non è la stessa degli umani del nord. L'attuale imperatore è Emir Varemreis, conosciuto anche come la bianca fiamma che danza sulle tombe dei nemici, figura autoritaria e carismatica, che grazie alle sue strategie politiche e all'abilità militare è riuscito ad annettere all'impero molte province dei regni settentrionali. Durante tutte le sue conquiste, l'impero ha sempre adottato una semplice scelta alle nazioni che gli si opponevano: accettare la conquista senza spargimenti di sangue e vivere pacificamente sotto la giurisdizione nilfgaardiana, divenendo una sorta di stato vassallo, come ha fatto il ducato di Tiusan, o venire annientati dalle divisioni imperiali. Lo sconfinato impero ha come capitale l'omonima città di Nilfgaard, situata in prossimità del fiume Alba. Essa viene definita anche la città delle torri dorate, per via delle fortificazioni interamente costruite in marmo e oro, ed ospita uno dei centri metropolitani più ricchi e fiorenti del continente. Nonostante la forte militarizzazione della società, Nilfgaard vanta anche diversi poli culturali, tra cui l'Accademia Imperiale, e di fatto, a differenza del Nord, chi possiede capacità magiche non viene perseguitato, ma inviato all'Accademia di Magia di Gwynsonul sotto la stretta supervisione dei nobili nilfgaardiani. Nonostante l'imperatore detenga potere assoluto, l'aristocrazia imperiale intralcia spesso l'operato del suo sovrano. Continue lotte interne, cospirazioni e assassini sono molto comuni alla corte di Nilfgaard, intrighi pericolosi a cui nemmeno Emir può sottrarsi. C'è anche chi sostiene che attualmente diversi nobili nilfgaardiani stiano tentando di detronizzare l'imperatore. Lo stemma araldico dell'impero di Nilfgaard è composto da un sole dorato in campo nero. Esso rappresenta il principale culto imperiale, il Grande Sole, una religione molto antica, al cui apice presiede l'imperatore stesso, ponendolo di conseguenza anche a capo della Chiesa. Attualmente, nel corso della Terza Guerra Nilfgaardiana, con il suo enorme sforzo bellico, l'imperatore Emir ha conquistato la Temeria e, stanziatosi nel Velen, tiene sotto scacco gli ultimi dei regni settentrionali rimasti. Situata tra i fiumi Buina e Pontar, la Redania è sempre stata una delle maggiori oppositrici di Nilfgaard in tutte le guerre del Nord. Durante la Terza Guerra ancora in corso, la Redania rimane l'ultimo vero baluardo del Nord, e l'attuale re Radovid V, l'Inflessibile, opera con astuzia e tattica a difesa della nazione. Recentemente le truppe redaniane hanno occupato il Kedwen, nel tentativo di consolidare la resistenza del Nord contro gli invasori imperiali. Il Kedwen è ormai un territorio destabilizzato e politicamente debole a causa della scomparsa del suo re Enselt. Egli potrebbe essere morto durante gli eventi nel videogioco di The Witcher 2, oppure scappato o ucciso nel momento in cui la Redania ha occupato militarmente la sua nazione. Indipendentemente da tutto ciò, la mossa di Radovid è stata vista da molti come un atto vile e subdolo, portando il re di Redania a inimicarsi molti dei suoi sostenitori. Rinomato nel continente è l'odio cieco che Radovid prova nei confronti dei non umani e di tutti coloro che praticano le arti magiche, e di conseguenza in tutto il regno queste minoranze vengono perseguitate dal culto del fuoco eterno e dai cacciatori di streghe, cui Radovid fornisce pieno appoggio, perfino nella città libera di Novigrad. La rabbia del re redaniano probabilmente risale alla sua infanzia, quando l'allora sovrano e padre del principino Radovid, re Visimir II, venne assassinato in una congiura ordita probabilmente dalla maga di corte e consigliera, Filippa Eilart, per mano di un sicario elfico. All'epoca il regno venne temporaneamente retto da un consiglio guidato dalla stessa Filippa e da Sigmund Dijkstra. Raggiunta la maggiore età, Radovid assunse il controllo del paese e si vendicò brutalmente degli oppositori coinvolti nell'omicidio del padre, tra cui la stessa maga che fece accecare. Filippa riuscì tuttavia a fuggire e attualmente è ricercata in tutta la Redania. La Redania è sempre stata storica rivale di Temeria, i due regni si sono combattuti per secoli, la sua capitale è Tretogor, ma vale la pena citare la città di Oxenfurt, centro culturale del mondo, e Novigrad, che ha recentemente ottenuto l'indipendenza. Il suo stemma reca un'aquila bianca coronata su campo rosso. Se dovessimo stabilire una capitale dei regni del Nord, questa è senz'altro Novigrad. Tale città, situata nella Redania, merita una menzione speciale. Essa è indubbiamente il più grande porto del Grande Mare, con più di 30.000 abitanti, casa di mercati, banche, taverne, bordelli e templi, molti dei quali dedicati al culto del fuoco eterno.
Oltre ai suoi abitanti, in città fanno tappa numerosi viaggiatori e avventurieri, mercenari e viandanti. Il marasma di gente e la grandezza della metropoli rendono i suoi sobborghi particolarmente pericolosi, e non è raro incappare in risse da strada o scontri tra bande. Nonostante venga considerata città libera, per colpa di Radovid e del culto del fuoco eterno, l'oppressione verso maghi e non umani si fa sempre più pesante. Triste è la storia che accompagna Temeria. Un tempo era la più grande e ricca nazione dei regni settentrionali, ma ora lo stivale imperiale giace sulla sua capitale, Vizima. La caduta del regno viene ovviamente ricondotta all'assassinio del suo re, Foltest. Re Foltest, sovrano di Temeria, fu un monarca saggio e carismatico. La sua singola persona riusciva a sostenere lo sforzo bellico contro Nilfgaard e allo stesso tempo ad assicurare pace e prosperità nel regno. Tuttavia una leggenda nera circolava sul suo conto. Si dice che egli si innamorò di sua sorella Adda e che i due si sposarono in segreto. Queste vicende sono narrate nel primo e più importante libro di Sapkowski, Il Guardiano degli Innocenti, oltre che nel primo capitolo della saga videoludica di The Witcher. Il frutto dell'amore incestuoso di Foltest con sua sorella, che morì nel parto, diede vita ad una creatura maledetta, una striga. La creatura uccise e terrorizzò gli abitanti di Vizima per anni, fino a quando il Witcher Geralt non riuscì a spezzare la maledizione. Da quel momento la striga tornò ad essere la figlia del re, anche lei di nome Adda. Purtroppo però, dal momento che la ragazza non uscì psicologicamente indenne dalla sua maledizione, da molti venne considerata ritardata. Comunque, al di là delle voci su di lui, Foltest era considerato un re giusto, rispettato e temuto dai suoi avversari, il sovrano che si distingueva di più fra tutti quelli del nord. Però si sa, a volte le morti dei grandi e potenti non sempre si adattano alle loro vite, e basta l'atto più meschino per metterli fuori dai giochi. L'imperatore di Nilfgaard, Emir Varemreis, riuscì a rimuovere il bastione più saldo della resistenza settentrionale, assassinando il re di Temeria con l'ausilio del Witcher Leto di Galet. Le ultime disperate speranze temeriane si condensarono attorno al comandante John Natalis. Tuttavia, né l'eroico sforzo del comandante, né il coraggio dei soldati del nord, furono sufficienti ad arrestare l'avanzata imperiale. Senza la forte presenza del suo sovrano, Temeria cadde poco dopo, venendo occupata per la maggior parte del suo territorio dalle forze imperiali. Attualmente la regione più a nord di Temeria, il Velen, è teatro di cruenti scontri tra le rimanenti truppe temeriane e quelle nilfgaardiane. Molti soldati infatti non hanno abbandonato le armi dopo la capitolazione di Vizima. Diverse unità di fanteria, tra cui le famose bande blu capitanate dal comandante Vernon Roche, hanno intrapreso azioni di guerriglia, sabotando e assaltando convogli imperiali. A quanto pare c'è ancora chi combatte per una Temeria libera. L'araldica temeriana è rappresentata da tre gigli argentati in campo azzurro. Come abbiamo già detto, tra tutte le razze presenti nel continente, quella degli elfi subì più di tutti il duro colpo dell'espansione degli uomini. È da secoli che gli elfi cedono territori agli umani, costretti a ritirarsi verso est. Il destino li ha condotti ad un cupo bivio. Vivere ghettizzati nelle società umane, trattati come razza inferiore e sudiciume, o migrare verso le montagne blu, territorio aspro e impervio che non poteva permettere la sopravvivenza di tutto il loro popolo. Tuttavia, uno dei più grandi difetti del temperamento elfico è sicuramente l'orgoglio. Da sempre consideratisi la razza più alta del creato, molti di loro decisero di non ridursi all'emarginazione o all'isolamento nelle montagne. Spinti dall'odio cieco verso gli uomini, dalla disperazione e dall'istinto di sopravvivenza, alcuni di loro crearono bande armate di non umani, formate principalmente da elfi, ma anche con la presenza di nani e halfling. Essi sono gli Scoia'tael, un'organizzazione dedita alla guerriglia boschiva, al saccheggio e alle imboscate di convogli umani. Questi guerrieri combattono con cappelli e cinture, sopra i quali sono cucite code di scoiattoli. Oltre che per quelle code, il nome è scelto probabilmente per lo stile di combattimento di questi guerriglieri. Non conducono una vera guerra, ma si limitano a rosicchiare i trasporti degli uomini. Attaccano con rapidità e astuzia, spesso abbarbicati in cima alle fronde degli alberi. L'impero di Nilfgaard ha stretto un patto con gli Scoia'tael durante la seconda guerra nilfgaardiana. I comando elfici sarebbero stati supportati e finanziati dall'impero se avessero indirizzato le loro scorrerie verso i popoli del nord. E così fu. Gli Scoia'tael furono una vera spina nel fianco per innumerevoli anni per il nord. Temeria arrivò al punto di creare squadre speciali anti-Scoia'tael, per l'appunto le bande blu capitanate da Vernon Roche, il cui unico scopo era cacciare e distruggere questi gruppi di non umani nascosti nei boschi. Bisogna sottolineare che con razza elfica ci si riferisce agli Enseide, gli elfi arrivati nel continente con le loro navi bianche. Essi differiscono dagli Enel, la razza elfica appartenente al mondo di Tirnalia, come Eredin, la caccia selvaggia o Avalak.
Avendo menzionato la razza elfica Enel e la città di Tirnalia, è importante parlare anche della caccia selvaggia e dei suoi obiettivi, senza andare a scavare troppo nelle sue azioni, dal momento che essa rappresenta il nemico principale in The Witcher 3, intitolato per l'appunto Wild Hunt. Gli appellativi dati ai cavalieri della caccia selvaggia sono molteplici. A Skellige sono noti come spettri di Morog. Nel linguaggio antico vengono definiti Dearg Ruadri, ovvero Red Riders. In altre zone del continente, invece, sono conosciuti come i Cavalieri Fantasma. Essi sono un gruppo di elfi Enel, una razza elfica distaccatasi dagli Enseide, e che attraverso un portale giunse in un altro mondo, dove fondò la città di Tirnalia, sterminando del tutto la razza umana che prima vi abitava. Successivamente questi elfi, ben diversi da quelli conosciuti nel continente, desideravano dei servi, ma avendo completamente annientato gli umani nel loro mondo, decisero di catturarli in altri mondi. Fu così che il re degli Aenel, Oberon, ordinò la creazione dei Red Riders, un'unità di cavalleria dedita ad un singolo obiettivo, invadere altri mondi e catturare umani da sfruttare come schiavi. A capo di questa unità vi era Eredin. Per intimidire le popolazioni, i Red Riders indossavano armature scheletriche e cavalcavano esclusivamente cavalli neri, rendendo il loro aspetto così minaccioso e spettrale da farsi dare l'appellativo di caccia selvaggia. Ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire sul conto della Wild Hunt e degli Elfi Enel, come ad esempio la loro guerra con gli unicorni, ma per ora è meglio limitare queste informazioni. Infine, è doveroso accennare anche Skellige, un arcipelago di isole rocciose, fra le prime terre in cui gli umani si stanziarono nella loro espansione nel nord. A differenza degli altri regni del nord, gli isolani di Skellig hanno mantenuto un sistema di governo basato sui clan, ognuno capeggiato da uno Jarl, i quali attraverso un consiglio eleggono un re che governa su tutte le isole. Gli umani di Skellig sono quindi considerati uomini liberi, molto simili ai vichinghi per usanza e costumi, grandi combattenti e lavoratori, fedeli alle loro tradizioni. Skellig è da sempre alleata con il regno di Sintra, nonché implacabile nemica di Nilfgaard. E ora veniamo finalmente ai Witcher. Chi sono esattamente questi individui? Come abbiamo detto, con la comparsa di creature e mostri giunti con la convergenza, presumibilmente insieme agli uomini, questi ultimi divennero rapidamente facili prede da braccare. Per disperazione o per ingegno, gli uomini crearono quindi i Witcher nel tentativo di difendersi da tutti gli orrori che dilaniavano le loro terre, e ormai questi cacciatori di mostri, unici nel loro genere, sono rimasti in pochi. I Witcher sono guerrieri straordinariamente abili, in grado di affrontare e sconfiggere mostri di ogni genere. Shit. Questa particolare casta guerriera è sempre stata vista come un male necessario. Infatti, nonostante i Witcher ripulissero il mondo dalle creature vomitate dalla congiunzione, sono sempre stati visti come abomini, scherzi della natura o mutanti feroci. I Witcher accettano il contratto, uccidono la bestia, riscuotono il denaro. Nulla di più. Vengono descritti come assassini senza cuore, privi di umanità, mercenari, regicidi ed egoisti, che il denaro è l'unica cosa che bramano, che non agiscono se non sentono il tintinnio dell'oro. Ma dietro ad un Witcher c'è molto più di questo. Some fight for glory, justice or gold. I fight for those I hold dear. Contrariamente a quanto si dice, i bambini non venivano rapiti per essere trasformati in Witcher. Tra guerre, carestie ed orribili creature erano molti i bambini rimasti orfani o abbandonati. Per diventare Witcher fin dalla tenera età, il bambino viene sottoposto ad un rigido addestramento, sia fisico che mentale, dove il corpo e la mente vengono portati al loro limite estremo, e non tutti riescono a sopravvivere. La vera formazione dei Witcher però avviene con la prova delle erbe, un rituale segreto e doloroso, al quale chi sopravvive non ricorda più nulla del terribile calvario, eccetto il dolore provato. Tramite l'assunzione di un particolare infuso alchemico, vengono indotte nell'individuo profonde mutazioni genetiche, un'operazione molto rischiosa, che sebbene perfezionata nel corso dei secoli, continua ad avere una percentuale di sopravvivenza molto bassa. Si dice che solo 3 bambini su 10 sopravvivano alla prova. Non si hanno notizie di bambine o non umani sopravvissuti a questo test. Le mutazioni genetiche possono durare anche giorni orribili, costellati da febbri, vomito ed emorragie. Ma una volta passato il dolore, chi sopravvive emerge come una nuova creatura. Ricevono in dono forza, velocità e riflessi sovrumani. I segni più evidenti delle mutazioni sono dei brillanti e dorati occhi felini, che permettono ai Witcher di vedere al buio come se splendesse il sole.
Questo processo di mutazione fortifica il corpo dei cacciatori di mostri. I Witcher infatti sono immuni alle comuni malattie, ai veleni e sono in grado di vivere anche il triplo di un uomo comune. A tutto ciò si aggiunge anche un altro caro prezzo da pagare, poiché le mutazioni rendono coloro che sopravvivono completamente sterili, oltre a diversi e possibili cambiamenti incontrollati, come la totale perdita di pigmentazione nei capelli e nella barba. Infine, i Witcher ricevono anche rudimentali e limitate capacità magiche legate agli elementi, che utilizzano nella loro caccia, ovvero i segni. Per essere utilizzati, i segni non necessitano di alcuna formula magica, bastano concentrazione e semplici gesti con le dita. Essi sono Ard, legato all'aria, che permette di generare una spinta telecinetica in grado di spostare uomini o oggetti. Igni, elemento del fuoco, che consente di lanciare una vampata di fiamme. Irden, prettamente magico, il quale crea una trappola che paralizza i nemici o rende vulnerabili i Wraith. Gwen, segno della terra, che genera uno scudo difensivo. Axi, legato all'acqua, che consente al Witcher di influenzare la mente di uomini e bestie. Per combattere l'oscurità, gli uomini hanno quindi creato individui in grado di viverci dentro, posti a metà tra la razza umana e quella dei mostri. Si pensa che essi non provino paura, che non abbiano sentimenti o emozioni a causa delle loro mutazioni, ma non è propriamente così. I Witcher percepiscono paura, ma da questa riescono a comprendere i loro limiti, a controllarla, e allo stesso modo vale per le altre emozioni. Esse non sono utili al fine del loro lavoro. Rabbia, speranza, odio o amore possono solo condurre a decisioni sciocche o distrazioni inutili, ma ciò non vuol dire che non ci siano. Purtroppo, il prezzo di tale neutralità è che con il tempo ti ci abitui. È raro che i Witcher utilizzino armi diversi dalla spada lunga. Essi infatti necessitano di una mano libera per poter lanciare i segni. Ogni Witcher porta sempre con sé due spade, una d'argento per i mostri, l'altra d'acciaio per gli uomini. L'ottima fattura del metallo, l'estrema abilità nella scherma e la potenza dirompente dei segni fanno dei Witcher dei combattenti ineguagliabili. Ma le spade non sono le uniche armi dei Witcher. Essi infatti vengono iniziati all'alchimia, che permette loro di confezionare pozioni e decotti che migliorano le prestazioni fisiche di chi li beve. Come ultimo equipaggiamento, infine i Witcher sfruttano trappole e bombe durante i loro combattimenti. Agli albori dell'era dei Witcher esistevano 5 scuole, ognuna con stili di combattimento diversi e distinte tra di loro dall'animale simbolo della scuola, utilizzato come medaglione. Esse erano la scuola del lupo, del gatto, dell'orso, della vipera e del grifone. La scuola del lupo è l'ultima scuola considerabile esistente. Essa ha come roccaforte Caer Morhen, situata tra le montagne blu nella regione del Kedwen. Anni fa, una rivolta locale capeggiata dai fanatici religiosi e dai contadini ha assediato e quasi distrutto la roccaforte della scuola e ucciso molti apprendisti Witcher. I Witcher della scuola del lupo prediligono uno stile di combattimento bilanciato, tra spada, segni, utilizzo delle pozioni e pesantezza dell'armatura. La scuola del gatto non ebbe mai una vera e propria fortezza, in quanto i suoi adepti si spostavano insieme a un'enorme carovana. I Witcher della scuola del gatto combattono spesso in maniera veloce e rapida, imitando la danza guerriera degli elfi. Essi infatti indossano armature leggere, che permettono loro movimenti più fluidi e letali. La scuola del gatto fu la prima ad attirare l'ira degli uomini, poiché in mancanza di mostri da cacciare, i suoi adepti si diedero all'assassinio su commissione. La scuola dell'orso fu una delle prime scuole a cadere. I suoi Witcher, infatti, dopo ripetuti fallimenti nei contratti per cacciare alcuni vampiri, vennero attaccati e lontanati dai paesani di alcune città vicine. I Witcher della scuola dell'orso si specializzarono nella prestanza e resistenza fisica, ad imitazione di nani e gnomi. Utilizzavano corazze più spesse e armature più pesanti. Si mormora che la fortezza dell'orso si erga ancora solitaria tra le montagne Amel. La roccaforte della scuola della vipera è situata a sud, vicino l'impero di Nilfgaard. I Witcher della vipera erano soliti utilizzare in maniera massiccia pozioni e veleni, a cui molto spesso affiancavano spada o stiletti cosparsi di veleno. La scuola venne distrutta da Nilfgaard e un suo esponente, Leto di Galet, tentò di guadagnarsi il favore dell'imperatore lavorando al suo cospetto e assassinando gli esponenti dei regni del nord. Si suppone che in cambio l'imperatore avrebbe ricostruito la roccaforte della scuola della vipera. La scuola del grifone aveva la sua fortezza, Caer Iseren, situata a nord, vicino le montagne del drago. Gli adepti della scuola del grifone enfatizzavano la magia nei loro combattimenti. Dopo approfonditi studi, essi infatti potenziarono e migliorarono i segni. Si dice che un gruppo di maghi distrusse la roccaforte del grifone con una valanga, poiché i Witcher si rifiutavano di condividere le loro scoperte sulla magia.
Infine, ogni Witcher è dotato di un medaglione, un gioiello in argento simbolo della loro professione, oltre che della loro scuola di appartenenza. Questo medaglione vibra in presenza di qualsiasi tipo di magia nelle vicinanze, che siano incantesimi, maledizioni o semplici magie. I primi esseri dotati di magia comparvero poco dopo la congiunzione delle sfere. Essi erano prevalentemente bambini, che mostravano una naturale inclinazione verso il talento magico, in grado di assorbire il potere, processarlo e usarlo a loro discrezione. Con il tempo questa inclinazione è stata sviluppata e perfezionata nella magia che normalmente conosciamo. Oltre a loro però vi erano altri individui, che emersero con il tempo, e che successivamente vennero identificati come fonti. Ciri è una di questi individui, detentrice del sangue antico, da alcuni visto come un'antica maledizione elfica tramandata da generazione in generazione, da altri invece come un rarissimo dono ereditario. Il talento di una fonte è selvaggio e indomabile, un potere magico talmente vasto che il possessore difficilmente è in grado di tenere sotto controllo. Molto spesso le abilità di una fonte rimangono dormienti e nascoste per molto tempo, al punto che il possessore appare persino poco incline alla magia. Di fatto, nonostante gli sforzi e la concentrazione, una fonte non sarà mai in grado di lanciare un incantesimo prima della sua connessione inconscia con l'energia magica. Tuttavia, inevitabilmente, prima o poi, i poteri di una fonte si manifesteranno in tutta la loro incontrollabile violenza, a meno che essa non venga direzionata con il tempo attraverso un duro allenamento per imparare a gestirla, trasformando di conseguenza il possessore in un potentissimo stregone. Fin dagli albori dei continenti del Nord, i maghi e la magia vennero considerati neutrali da parte di tutti. Una neutralità garantita dall'Unione di Novigrad, stabilita nell'VIII secolo, un accordo tra maghi, preti e i vari regnanti che sancì una netta separazione tra Stato e magia per tanti anni e messa in discussione da Radovid solo recentemente. Tale distinzione limitò da una parte l'influenza dei maghi nelle vicende del continente, ma dall'altra permise loro di avere totale autonomia nella loro confraternita, perseguendo studi, stabilendo gerarchie e risolvendo i propri conflitti interni senza interferenze esterne. Questa autonomia portò alla creazione del primo conclave, formato dai più abili praticanti delle arti magiche, i quali stabilivano una gerarchia interna e una regolamentazione della magia, come ad esempio il divieto alla necromanzia. Successivamente un altro importante corpo governativo venne formato, il Supremo Concilio dei Maghi, al cui interno si distinguevano due gruppi, il Capitolo, la camera più importante che costituiva la gerarchia più alta, e il Concilio, una camera minore dalla gerarchia più bassa. Lo scopo del Supremo Concilio era quello di aiutare il conclave nell'amministrazione e regolamentazione di coloro che praticavano la magia. Insieme, queste due istituzioni della magia rappresentavano la confraternita dei maghi. Con il tempo però la distinzione tra queste due sfere si faceva sempre più evidente, sia per divergenza di ideali che per interesse in studi ed esperimenti. Dall'Unione di Novigrad, questi due enti magici separati venivano rispettati da maghi e regnanti. Tuttavia, l'equilibrio che vigeva sulla confraternita cambiò con la prima guerra di Nilfgaard, in particolare nella battaglia di Sodden, che venne vinta dai regni del Nord proprio grazie al valore e al sacrificio dei maghi. Da quel momento i maghi divennero indispensabili per i regni settentrionali, e di fatto la confraternita approfittò di questo vantaggio per imporsi maggiormente nelle questioni politiche del Nord. La mala gestione di questi vantaggi, però, condusse solo a fomentare un conflitto tra maghi e regnanti, e il famoso colpo di Thaned, o golpe di Thaned, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il golpe di Thaned consisteva in un agguato che avvenne durante una riunione tra maghi nell'omonima isola, dove alcuni dei maghi più importanti si rivelarono alleati di Nilfgaard e attaccarono i loro confratelli devoti ai regni settentrionali. Questa rivelazione portò tutti i maghi, compresi quelli che non c'entravano nulla con Nilfgaard, a perdere ogni tipo di confidenza con i regni del Nord, e di conseguenza sia il conclave che il Supremo Concilio dei Maghi vennero ufficialmente sciolti, e con essi l'intera confraternita dei maghi. Qualche settimana dopo, però, Philippa Eilert e altre maghe formarono in segreto la Loggia delle Maghe, una sorellanza che nacque come gruppo apolitico senza alcuno schieramento tra i regni del Nord e l'impero di Nilfgaard, e il cui scopo è tuttora quello di preservare e guidare il futuro della magia. Al suo interno, tra le altre maghe, oltre a Philippa troviamo Triss e Yennefer. Veniamo ora al capitolo finale di questo video, quello dedicato alle bestie e ai mostri che infestano i regni del Nord, e con cui Geralt ha a che fare in molteplici situazioni. Questo capitolo sarà più una sorta di bestiario e non un racconto vero e proprio. Non parlerò di tutti i mostri della saga, ma di quelli più rilevanti. Attenzione a non confondere gli antagonisti della saga videoludica con i mostri. Tante bestie si annoverano tra i nemici più temibili del Witcher, ma non tutti i cattivi sono essenzialmente mostri. Anzi, il più delle volte sono proprio gli uomini i veri mostri.
Il bestiario è fondamentale per ogni Witcher. Ogni mostro possiede sia punti di forza che debolezze, e sta al cacciatore di mostri saperle sfruttare a proprio vantaggio. Tra i necrofagi più comuni troviamo i ghoul e le loro differenti deformazioni, come Al-Ghul, Graveyrs, Cemetauri, eccetera. Questi esseri si sono moltiplicati in gran numero dopo le guerre del Nord, a causa dei numerosi cadaveri lasciati a marcire dopo gli scontri. Si dice che un tempo fossero umani trasformati dal cannibalismo e dalla segregazione nell'oscurità. Sono resistenti ai veleni e vivono in gruppo nei vecchi campi di battaglia o nei cimiteri. I Drowners sono creature che abitano le acque, dai fiumi alle paludi, fino alle fogne putride delle città. È credenza comune che questi mostri fossero uomini affogati, in qualche modo rinati, per dare la caccia ai vivi. Una credenza tanto diffusa quanto falsa, poiché anche i Drowners, come tanti altri mostri, sono giunti sul continente con la congiunzione delle sfere. I Drowners sono immuni al dissanguamento, accecamento, avvelenamento, alla paura e ai tentativi di stordimento o di dominio mentale. Di base però sono molto deboli e basta essere più veloci di loro per sopraffarli. I Rotfiend o demoni putrefatti sono un altro tipo di necrofagi che si ciba di cadaveri e carogne. Sembrano uomini spellati vivi e decomposti, parenti lontani dei ghoul non per aspetto quanto per appetito e abitudini. Resistenti al veleno e al sanguinamento, si rivelano particolarmente ostici se affrontati in gruppo. Tra gli altri necrofagi troviamo le streghe d'acqua e dei sepolcri, i foglet e le divoratrici. Tutti questi necrofagi condividono dei tratti in comune, ed è probabile che prima della congiunzione abitassero lo stesso mondo. A differenza dell'opinione comune, i vampiri non sono non morti o reietti risorti dalle loro tombe, ma degli esseri che, come tutti gli altri, sono giunti in questo mondo con la congiunzione delle sfere. Anche la maggior parte delle leggende su di loro non sono vere nell'universo di The Witcher. I raggi del sole non sono loro letali, il morso di un vampiro non trasforma gli altri in vampiri, e decisamente non provano repulsione per aglio o acqua santa o altri simboli sacri. I vampiri sono divisi in due tipi, vampiri inferiori e vampiri superiori. Tra i vampiri inferiori si annoverano i Fledder, i Garkhain e gli Ekimmu, o Ekimma. A differenza dei classici vampiri, queste specie sono crudeli e primitive, guidate più dall'istinto che dalla ragione. Sono vulnerabili alla luce del sole e di conseguenza cacciano solo di notte. Sono immuni a paura e stordimento, ma come tutti i vampiri hanno vulnerabilità verso fuoco e argento, oltre ad unguenti specifici. I vampiri superiori sono decisamente diversi. Tra le prime specie troviamo gli Alp, i Katakan, le Bruxe, Mula, eccetera. Queste razze condividono tratti non presenti nei vampiri inferiori. Sono infatti resistenti alla luce del sole. Alcuni sono persino in grado di nascondere la loro natura, grazie al loro aspetto quasi umano. Altri hanno addirittura poteri telepatici. Ma nonostante tutte queste formidabili abilità, essi non sono i veri vampiri superiori. Questi ultimi sono una razza decisamente più potente e ben diversa. Sono talmente pochi che alcuni di loro possiedono doni unici. Questi vampiri superiori possiamo identificarli più come il tipico vampiro nell'idea più comune, identici agli umani se non per i loro canini, o nella loro forma da combattimento. Invisibili nei riflessi, e persino capaci, alcuni, di non farsi identificare dal medaglione dei Witcher. Possono trasformarsi in enormi pipistrelli, diventare invisibili, correre alla velocità del suono e capaci di ipnotizzare con lo sguardo. Immuni al sole, al fuoco e persino all'argento. Fortunatamente, non tutti loro seguono i propri istinti. Anzi, sono probabilmente più ragionevoli degli uomini, e non a caso, tra gli amici di Geralt troviamo Regis, un vampiro superiore. I Wraith sono le manifestazioni eteree più comuni nell'universo di The Witcher. Tutti li chiamano in modo diverso, fantasmi, spettri e via discorrendo, ma sono sempre la stessa entità. Sono essenzialmente persone morte attraverso un'ingiustizia, in cerca di vendetta o con faccende in sospeso. Esistono due tipi di Wraith, quelli diurni e quelli notturni. Ovviamente il nome dice tutto. Sono immuni all'accecamento, al sanguinamento, alla paura, al veleno, al dolore e ovviamente ai tentativi di atterramento. Veniamo ora agli ibridi, una definizione per tutti quei mostri che possiedono i tratti di due o più creature. Alcuni sostengono che tali mostri fossero nativi di questo mondo e non giunti con la congiunzione delle sfere. Tra di loro troviamo i grifoni, il tipico incrocio tra una specie di felino e un uccello predatore. Abitano nelle montagne e nei territori selvaggi. Forme diverse e più aggressive sono l'arcigrifone, in grado di sputare palle di acido causando gravi escoriazioni, e il grifone reale, più grande di un qualsiasi altro ibrido. Non hanno particolari resistenze, ma dal momento che volano è consigliabile attaccarli a distanza. Le arpie combinano i tratti degli uccelli con quelli umanoidi, abitano scogliere rocciose, montagne e altre aree di difficile accesso, immuni all'atterramento e deboli a fuoco o a trappole specifiche.
Is there no other way? There's one. Find the crone. I dannati è una delle categorie che preferisco. Trattasi di creature nate attraverso maledizioni, che siano lanciate da qualcuno o generate da un terreno maledetto. Il caso più comune è la licantropia. I lupi mannari o licantropi sono uomini capaci di assumere la forma di una bestia. Sebbene si pensi che la licantropia è il mero risultato di una maledizione, a volte non è propriamente così. La licantropia viene anche passata per discendenza, specialmente nei casi in cui la trasformazione avviene solo con la luna piena. Molte persone però non sono consce della loro malattia e non tendono a isolarsi durante le notti di plenilunio. Rimuovere una maledizione del lupo è molto raro, ma non impossibile. Ci sono persino casi in cui la persona maledetta, vuoi per ereditarietà o mutazione, è in grado di controllare la propria trasformazione. I botchling sono altri dannati che si creano quando un bambino, spesso non desiderato, muore senza una degna sepoltura. Si nasconde sotto il letto assorbendo lentamente la vita della vittima, fino a che essa non è più in grado di difendersi. Dopodiché il botchling attacca bevendo il suo sangue e uccidendola. Raramente questi esseri sono aggressivi verso le altre persone, si limitano a perseguitare la propria famiglia. Per rompere la maledizione basta seppellire degnamente il botchling, che a quel punto si trasforma in un Lubberkin, una sorta di spirito protettivo. Gli esseri draconici si dividono in due categorie, draghi e draghi minori. Sui primi non c'è tanto da dire che non si sappia già, sono dei rettili volanti enormi, quattro zampe e ali gigantesche, in grado di sputare fiamme. Si dice che rappresentino le forze del caos e che siano i nemici numero uno degli umani, ma è una diceria diffusa solo per dar loro la caccia a causa dei loro immensi tesori. Sono rimasti in pochi, ma sempre molto pericolosi. I draghi minori sono più numerosi e di vario genere. Vi sono i Forktail o coda forcuta, i drago lizard e le viverne. Normalmente queste razze vengono scambiate per draghi dal momento che possiedono molte caratteristiche in comune. Tuttavia, tra le differenze principali notiamo la dimensione, decisamente più piccola rispetto ai loro parenti originali. In più, i draghi minori non possiedono le gambe anteriori, caratteristica tipica delle viverne, deboli a unguenti antidraconici e al simbolo di Ard. Gli insettoidi sono per la maggior parte dei mostri nativi di questo mondo, un prodotto della normale evoluzione e pertanto elementi fondamentali per l'ecosistema. Alcune specie invece sono dei discendenti da esperimenti magici attuati secoli prima. Tra gli insettoidi troviamo l'endriaga, l'arakas, la scolopendra gigante, vedove pallide e le varie forme di kikimore. Immuni al veleno e deboli a unguenti anti-insettoidi. Continuiamo con i costrutti e le creature magiche. I primi sono i ben noti golem, costrutti creati da maghi o stregoni per svolgere compiti specifici. Vengono assemblati con diversi materiali, ma principalmente sono fatti di pietra, con una sorta di cuore al centro del petto. I golem non hanno volontà e non sono in grado di pensare. Seguono esclusivamente le semplici istruzioni impartite dal loro creatore, che nella maggior parte dei casi si limitano a far fare loro la guardia a qualcosa o a qualcuno. Continuano a svolgere i loro compiti anche dopo la morte del proprio creatore. Non mangiano, non bevono, non si ubriacano e non chiedono un pagamento. Sono i servitori ideali. Sono anche dannatamente resistenti, immuni a spade e alla maggior parte degli effetti. Gli elementali sono invece costrutti evocati dai maghi attraverso uno dei quattro piani degli elementi: fuoco, terra, acqua o aria. Gli orchi hanno una classificazione propria, anche se in italiano la loro definizione è sbagliata, poiché in inglese vengono identificati come ogroids e non orcs. La loro specie più nota sono i troll, grossi, forti, ma non molto intelligenti. Non sono dei veri e propri mostri, semplicemente sono primitivi, ottimi fabbri e discreti costruttori. Nei baratti chiedono sempre provvigioni, bestiame o cavalli. È raro che mangino gli uomini, ma in situazioni di necessità non si fanno scrupoli. Deboli al veleno, resistenti al sanguinamento e abbattimento. I Necker sono un'altra razza che si annovera tra gli Ogroid, o orchi. In The Witcher 2 venivano classificati come necrofagi, ma dal terzo sono stati ricatalogati. Sono creature piccole, attaccano in gruppo e i loro nidi vanno distrutti con bombe Samum o mitraglia, altrimenti continuano a riprodursi. Tra gli altri Ogroid troviamo i giganti, come Goliath e i ciclopi. Infine, chiudiamo questa analisi dei mostri di The Witcher con l'ultima classificazione, le creature ancestrali, relics in inglese, ovvero relitti. Queste creature esulano da ogni categoria menzionata fino ad ora, esemplari rarissimi o persino unici nel loro genere, presenti su questo mondo da tempi immemori, ben prima dell'arrivo di qualsiasi altra razza. Il Leshen è una di queste creature, esso ha nomi diversi in base alla località, da Lesni a Leshi.
Nella mitologia slava, il Lesci è uno spirito della foresta protettore della fauna e della flora, e di fatto nel gioco la sua identità non si discosta molto dalla mitologia. È uno spirito antico della foresta, con un teschio di cervo come testa e corna lunghissime. Si mimetizza nei boschi e può chiamare in suo aiuto gruppi di lupi e stormi di corvi. Sono davvero molto potenti e pericolosi, in quanto creature territoriali, quindi attaccano a vista. Tuttavia possiedono forte sensibilità verso il fuoco e verso le bombe di dimeritium, oltre che agli unguenti antiancestrali. L'ultima creatura ancestrale è il demonio, anche nella sua variante più piccola detta Chort. Trattasi di una creatura muscolosa, dotata di tre occhi e corna, simile ad una sorta di alce gigante. Questi demoni sono in grado di ipnotizzare la propria preda con un incantesimo emesso dal loro terzo occhio, al quale è possibile resistere grazie ad apposite pozioni. Una montagna ancestrale di muscoli e cattiveria. L'unica sua debolezza sono i rumori forti, quindi le bombe come Samum o Fungo del Diavolo sono particolarmente efficaci. E così, ragazzi, si conclude il primo dei 2/3 video dedicati alla lore di The Witcher. Nel prossimo parlerò esclusivamente di Geralt. Come al solito mi auguro di essere stato dettagliato al punto giusto, trasmettendo quella dose di informazioni miste ad emozione, la stessa che ho provato io vestendo i panni di Geralt nella serie di The Witcher. Vi invito a commentare il video con ulteriori informazioni o curiosità sui mostri, sui Witcher o sulle guerre di questo universo. Io vi saluto e vi ringrazio per la compagnia. Al prossimo video, guys.